Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Samsung Galaxy Tab S10.5. Definizione altissima, display Super AMOLED, caratteristiche tecniche al top. Ma tutto questo come si riflette nell'uso quotidiano? Scopriamolo insieme. Eccoci dunque in compagnia di questo Samsung Galaxy Tab S10.5. Mi scuso se nell'unboxing, che vi invito ad andare a rivedere per tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali, ho detto che la diagonale era 10.1, ma talmente tanta è l'abitudine ad avere dispositivi di quella diagonale che quando abbiamo una diagonale differente, come in questo caso 10.5, viene fin strano da nominare durante un video. Aggiungo alle altre caratteristiche il fatto che la SIM montata da questo tablet in versione quella commercializzata nel mercato italiano LTE più Wi-Fi è una micro SIM, quindi sappiatelo in caso di acquisto, e vi comincio a parlare di ergonomia. Ecco, davvero molto sottile e leggero per un tablet con una simile diagonale, è un piacere davvero tenerlo in mano. È sempre un tablet da 10 pollici e mezzo, quindi comunque non così maneggevole come i dispositivi mobili più piccoli possono essere, ma comunque è veramente un record la maneggevolezza di questo tablet in rapporto alla diagonale e dello schermo. Per quanto riguarda l'autonomia, siamo quasi a 8000 mAh, questo la dice lunga, e soprattutto con uno sfondo nero riusciamo a fare davvero tanto tempo prima di doverlo mettere sotto carica, come uso di divano fino a 4 giorni, come con uso intenso sicuramente superiamo la giornata, e se proprio stiamo un po' attenti riusciamo a fare anche 2 giorni di uso intenso. E complice anche il fatto di avere un'ottima gestione del risparmio energetico, poi lo andremo a vedere meglio nelle impostazioni. Possiamo attivare l'ultra risparmio energetico qua dalla tendina, che in caso fossimo in viaggio, avessimo una percentuale di batteria esigua per finire il nostro viaggio, possiamo attivare la modalità ultra risparmio energetico, che trasformerà lo schermo da a colori in bianco e nero, in modo da poter risparmiare ancora di più e guadagnare notevolmente in autonomia e in caso di emergenza. È ovvio. La cosa più bella di questo tablet è il display, ed è un peccato farlo diventare in bianco e nero, ma comunque interessante questa possibilità. Per quanto riguarda l'assemblaggio e la costruzione, è sempre plastica, poi il retro può piacere o non piacere, però la costruzione è decisamente buona e molto elegante, questo bordino color bronzo su questa versione che abbiamo noi. Ottima anche la presenza dei tre tasti frontali con il tasto home, che permette di attivare, di disattivare lo standby senza dover andare a cercare il tastino apposito sulla cornice del tablet, quindi anche in questo fatto un punto a favore per questo Tab S. Ma parliamo del pezzo forte di questo dispositivo, il suo display. Attiviamo la nostra app di test, vi posso far vedere per conferma che la risoluzione è una 1600x2560, la densità di pixel è sufficiente per arrivare praticamente con il naso contro lo schermo prima di riuscire a vedere i pixel. Questo si traduce in un'esperienza visiva davvero di alto livello, ma oltre alla definizione anche i colori sono eccezionali, sono settabili, sono sempre un filo saturi come caratteristica degli AMOLED, ma a un certo punto chi se ne frega, sono davvero molto molto belli, e chi vuole settarli con un settaggio naturale può farlo facendoli arrivare quasi a livello di un IPS. Gli angoli di visione, manco a dirlo, sono di 180 gradi, pressoché non vi sono problemi, e il nero, come potete vedere, lo schermo è spento. Il resto dei colori li vedete, sono davvero molto belli. Guardate anche le foto di esempio, come vengono riprodotte, guardate questa quanto è dettagliata, assolutamente si sprecano le lodi per questo display, che veramente è qualcosa di mai visto nel panorama tablet attualmente mondiale. Assolutamente, ripeto, il pezzo forte di questo dispositivo. Sensore di luminosità funziona molto bene, la luminosità massima è abbastanza elevata per essere un AMOLED da poter essere visto agevolmente sotto la luce diretta del sole, come quella di queste giornate estive, finalmente si è fatta un po' attendere l'estate. Parliamo ora di parte telefonica. Ecco, fa strano decisamente parlare di telefono su un tablet di queste dimensioni, ma quando Samsung inserisce la micro
La micro SIM sui suoi tablet generalmente li fa anche telefonare, quindi è giusto che li andiamo a provare. La ricezione è buona, riesce a prendere, diciamo, nella media, senza infamia né lode, ma comunque sufficiente per la maggior parte degli usi. Quella del wifi è davvero ottima, prende ovunque e ben lontano dal router, e quella del GPS è altrettanto ottima. Ma andiamo dunque a provarla, questa parte telefonica. Apriamo il modulo telefonico, qui la tastiera da un lato, qui i nostri contatti con la ricerca rapida in rubrica, vedete anche le tab qua in alto come vengono divise nel dialer. Noi chiamiamo il 155. Ovviamente chiamate possibili solo dal viva voce o dall'auricolare. Il servizio clienti Wind Infostrada le dà il benvenuto. Le ricorda che la chiamata è gratuita solo. Ottimo l'audio, potente sufficientemente e con una buona qualità sonora in generale dalle due casse stereo di questo tablet. Quindi una parte telefonica decisamente promossa per quelle volte che dovremmo usarlo come telefono, ma insomma lascio a voi giudicare l'utilità. Più utile può essere per esempio la gestione SMS. Andiamo dunque a vedere com'è la tastiera, scriviamo un nuovo messaggio, messaggi di testo normalissimi, la tastiera sempre molto bella questa estesa di Samsung. Proviamo a scrivere un nuovo messaggio, magari non nel destinatario, eliminiamo e andiamo a scrivere. Avete sentito, c'è la vibrazione, il feed è davvero molto buono, la velocità altrettanto, ma andiamo a vedere com'è personalizzabile questa tastiera. Insomma, tutte le personalizzazioni di Samsung, potete vedere qua la carrellata delle impostazioni, ma soprattutto anche il layout. Infatti se noi andiamo a cliccare questo pulsante possiamo usare la tastiera estesa, quella flottante da poter spostare dove vogliamo e a scrivere con una mano, oppure possiamo anche dividerla in due per scrivere con i pollici, con la particolarità di poter interagire anche con la parte centrale. Anche questa tastiera può essere riposizionata, davvero una tastiera sufficiente per tutti gli usi, anche business, e assolutamente ottima come velocità e come feed sia della vibrazione che del suono che avete sentito. Parliamo ora di parte email, core di un tablet, gestione delle email decisamente buona per questo tablet, non vi sono le gesture rapide di KitKat, però sono meno importanti su un tablet. Avete visto anche la velocità di apertura della mail con tutte queste immagini, nessun problema di pinch pan, abbiamo il pinch out totale, quindi parte mail che comunque si sincronizza bene con i nostri account IMAP e senza particolari problemi da segnalare. E parliamo ora di parte web, andiamo nel browser stock, andiamo sul nostro sito che si sta già caricando, sono 3 giga di RAM. In questo caso il device è stato spento e quindi ha dovuto ricaricare. Ecco, si è caricato molto velocemente, guardate se facciamo dei movimenti veloci, c'è un attimo di attesa quando andiamo a muoverci per renderizzare tutta la pagina. Vabbè, il pinch to zoom è praticamente inutile su un tablet, in quanto soprattutto con questa definizione riusciamo a leggere benissimo. Tra l'altro l'AMOLED esalta davvero molto i testi neri sul fondo bianco, davvero bella la lettura, purtroppo non velocissimo. Andiamo a fare la controprova, anzi prima di tutto andiamo ad aprire un articolo per vedere se riusciamo a scrivere agevolmente nel campo di testo. Andiamo giù a aspettare che si carichi Discus, andiamo a vedere dove apparirà la rotellina. Vedete, c'è sempre questo attimo di attesa. Andiamo a vedere dove, eccola qua, è arrivata con un attimo di ritardo, avevo azzeccato giusto. Andiamo sotto, proviamo a fare un tap nel campo di testo. Ecco, avete visto, in questo caso non avevo messo la tastiera estesa e quindi non si è reimpaginata, in quanto non era necessario. Però avete visto, cambiando layout tastiera si va a posizionare giusto il cursore. Quindi ciao a tutti. Avete visto un attimino di ritardo tra i miei tocchi e la tastiera, ma insomma niente di che, però riusciamo a muoverci benissimo nei campi di testo. Andiamo dunque a fare la prova su un sito ancora più pesante, quello del Corriere. Eccolo qui,
Vediamo se è settata la modalità desktop. Sì, tra l'altro l'avevo settata prima di spegnerlo e questo fa capire che la modalità desktop rimane attiva anche spegnendo e riattivando il device. Andiamo in un punto dove vi sono più immagini e più video. Ecco fatto, si è renderizzata la pagina. Proviamo a fare uno zoom, ripeto, praticamente inutile su di un tablet. Comunque potete vedere, anche qui c'è un attimo di attesa, ma se noi andiamo, ecco, vedete, a scorrere la pagina a questa velocità riusciamo a navigare senza particolari problemi. D'altronde un tablet non è uno smartphone, un minimo di attesa in più può anche essere passabile. Tra l'altro, una piccola digressione, questo processore quad core di potenza più quad core di bassa potenza a me sinceramente come soluzione non è mai piaciuta, perché si avverte sempre un po' l'attesa tra l'uno e l'altro. Comunque ripeto, una navigazione web è sufficiente, qualche ottimizzazione in più sarebbe stata di aiuto. Vediamo se era in pagina. No, non era in pagina, ma fa lo zoom alla grandezza del display, insomma tutte cose che su un tablet comunque si fanno sentire meno che su uno smartphone. Comunque giudicate voi per le vostre esigenze la navigazione web di questo tablet. Usciamo ora dalla parte web, parliamo di parte multimediale, che per essere un tablet è davvero molto buona. Apriamo la fotocamera, vi faccio vedere una carrellata rapida delle impostazioni. Potete vedere qua la possibilità di riprendere video in full HD, la dimensione massima delle foto a 8 megapixel, gli scatti continui, rilevamento volto, eccetera eccetera, un po' insomma tutte le impostazioni classiche di Samsung. Anche per quanto riguarda la camera frontale abbiamo tante impostazioni, compreso un timer e l'ormai immancabile bellezza volto per farci i selfie. Per favore non fatelo con un tablet, che è una cosa che non si può guardare, ma anche le foto normali e i video insomma non è che sia proprio sta gran bellezza. Andiamo a provare uno scatto, vediamo la velocità di messa a fuoco, è abbastanza veloce così come lo scatto. E qui le modalità che sono state ridotte, ma sono comunque scaricabili dal Samsung Store, ma quella che useremo più spesso è questa, cioè la modalità automatica, che comunque funziona molto bene. Andiamo dunque a vedere come sono i risultati di questi scatti. Apriamo la galleria, entriamo nella nostra cartella di test, galleria che volendo si sincronizza anche con i cloud. Questa è la foto che abbiamo appena scattata, come vedete è venuta davvero buona. Vi faccio vedere una macro, guardate i riflessi che ha catturato. Per essere un tablet è davvero davvero molto molto buono. E torniamo indietro, vediamone una all'esterno, ad esempio come questa. Tra l'altro le condizioni di luce non erano delle più facili. Trovate comunque tutti gli esempi sulla pagina della nostra recensione, il link è in descrizione. Qui molto potente il flash e il rumore video davvero contenuto. Entriamo ecco qua all'esterno, in modalità automatica il rumore si vede molto, però ripeto ancora una volta, è un tablet, in notturna non è proprio l'ideale. E anche la camera frontale non è male, nonostante i soli, tra virgolette, 2.1 megapixel. Non capirò mai perché continuano a mettere fotocamere di qualità esigua sul frontale, quando sarebbe la cosa più utile su un tablet. I video vengono bene, girati in full HD con un ottimo audio catturato dal microfono e anche riprodotto dalle casse. Avete la prova su YouTube. Insomma, una parte multimediale che considerate il fatto di un tablet arriva a 8, magari fosse un telefono arriverebbe a 7, ma sempre di un tablet stiamo parlando. Usciamo dalla galleria, anzi no, ho fatto un tap di troppo, volevo rimanere per farvi vedere cosa legge e cosa non legge questo tablet. Andiamo nei nostri video di test, vi faccio vedere come non ha problemi nell'MP4 in full HD. Guardate i colori, quanto sono belli. Adesso sfarfalla un po' perché l'AMOLED impalla un po' la nostra telecamera. Guardate se riesco a beccare un punto dove si vedono i contrasti. Ecco, guardate qua. Esperienza visiva davvero eccezionale per questo tablet, e anche le casse fanno il loro lavoro. Però i DVX normali, tra l'altro questo non ha codec particolari, partono solo con l'audio. Strano, e tra l'altro un po' fastidioso il doppio tap per tornare indietro, mentre i DVX con audio AC3, questo è un po' il colmo, partono nei video, ma ovviamente non leggono l'audio. Quindi qualche problema di codec per il DVX, ci sono miriadi di player alternativi. Qua l'MKV, scusate, che viene riprodotto senza problemi, come potete vedere.
E quindi un lettore video con luce e ombre, ma insomma decisamente sufficiente anche in questo caso. Ma io vorrei farvi vedere ancora una cosa parlando di display. Vado sull'applicazione video, che tra l'altro vede le stesse cose della galleria. Guardate i colori su un filmato studiato per questo tablet. Lasciano senza fiato. Anche la definizione probabilmente è la stessa del display in questo caso, quindi niente upscaling. Quasi un effetto 3D in questa visione, davvero un display che lascia senza fiato, come probabilmente avrò già detto 10.000 volte durante questa recensione. Parliamo ora di gaming, andiamo a vedere come girano i giochi, avviamo il nostro Real Racing, aspettiamo i tempi di caricamento. Tra l'altro molto bella la sfumatura di azzurro. E ripeto, i colori, per come li ho settati io, sono abbastanza saturi, ma si possono settare ancora meno e come saturazione diventa quasi un LCD, quindi accontenta tutti i gusti questo Galaxy Tab S10.5. Ok, partito il gioco, avete visto i tempi di caricamento magari non cortissimi, un piccolo, si vedono molto le seghettature dei dettagli, diciamo che il dettaglio non è perfetto, guardate anche qua sul cruscotto come non è nitida la linea, ma probabilmente qua è colpa del gioco che non è ottimizzato. Per una simile risoluzione. Stare all'interno non paga. Boom. Comunque il frame rate è abbastanza elevato, non vi sono particolari cali, forse qualche micro scatto, ma davvero poca roba per questa GPU Mali. E l'uscita, come avete visto, non ha dato problemi di ricarico della home. Vi parlo subito di parte software. Molto interessante l'icona archivio, che fa vedere tutto ciò che abbiamo nel dispositivo, diviso anche per parte office, per i nostri cloud. Possiamo personalizzare delle cartelle, aggiungere, togliere delle cartelle. Davvero fatto molto bene e interessante come ambito di produttività questa applicazione archivio di questo Tab S. Per quanto riguarda il resto del software, è praticamente quello di Galaxy S5. Andiamo a vedere le impostazioni, ve la faccio vedere velocemente una carrellata. Abbiamo anche il download booster per combinare i due tipi di connessione dati. Potete vedere qua tutte le impostazioni delle connessioni, le impostazioni del dispositivo, compreso il multischermo a due sezioni, non è a tre come succedeva con la serie Note, le impostazioni della schermata di sblocco, le impostazioni del pannello delle notifiche. Insomma, io qua sto correndo un po', avete visto anche la possibilità di mettere in pausa con dei gesti, e, il multiutente, la modalità blocco che permette di filtrare le chiamate e i messaggi, la modalità privata che permette di impostare un'area dove solo noi possiamo accedere o comunque dove gli utenti possono accedere a solo ciò che vogliamo noi previo impostazioni del nostro codice personale, e anche il settaggio delle impronte digitali, perché c'è anche il sensore di impronte digitali per lo sblocco. Io vado avanti con le impostazioni, ve le faccio vedere un po' velocemente, ovviamente scriveteci in un commento se volete informazioni su una particolare impostazione che avete notato, se no diventerebbe davvero tanto lunga. Anche la possibilità di impostare le applicazioni predefinite per questi ambiti come la home, e anche eliminare velocemente le impostazioni predefinite date da noi durante l'uso del tablet, e tutto quello che riguarda le altre impostazioni per tutti gli ambiti del tablet. Davvero un software molto completo, c'è anche l'ottimo S-Finder che va a cercare in tutto il dispositivo, davvero fatto molto bene, e la schermata Magazine UI che va a segnarci le nostre notizie preferite, o in caso non le avessimo Samsung ci pensa per noi. Vedete anche la possibilità di personalizzare questa schermata con un pinch out, così come di personalizzare le altre schermate aggiungendo sfondo, widget e le varie applicazioni, come comunque abitudine per l'interfaccia di Samsung. E c'è l'ottimo Hancock Office per la gestione dei nostri documenti, che è davvero un buon applicativo per la gestione Office, alcune cartelle preinstallate di sistema. Insomma, il software è
fa davvero di tutto, non manca nulla nelle possibilità di questo Tab S, anzi sì, manca la radio FM. Ormai Samsung ha deciso di inserirla molto molto raramente nei suoi dispositivi. Ma per restare in ambito musicale, andiamo ad aprire il lettore musicale che ormai conosciamo, andiamo a far partire il nostro audio di test. Confermo quindi la bontà del comparto audio di queste casse che, nonostante lo spessore ridotto del tablet, riproducono una gamma sonora davvero, davvero soddisfacente e con un volume non magari mostruoso, ma comunque sufficiente per i nostri contenuti multimediali. Cosa dire quindi di questo Samsung Galaxy Tab S10.5? Allora, partiamo dal prezzo, 599 euro, non vorrei sbagliarmi, è il prezzo di listino per questa versione. Ricordiamo che è quella LTE più Wi-Fi, quindi la più completa della gamma. Li vale? Ecco, se volete un display con queste caratteristiche e con le emozioni, perché davvero questo fa, che riesce a suscitare questo display, il prezzo è giustificato, perché non troverete nulla di simile da nessun'altra parte. Per quanto riguarda anche la completezza dell'uso a 360 gradi, come avete visto, è davvero a tutto il software di questo Tab S, e manca un filo di ottimizzazione soprattutto nella navigazione web, ed è un vero peccato, nonostante sia arrivato un aggiornamento software in questi giorni, ancora qualche piccola defiance comincia a essere. Anche l'interfaccia, fortunatamente per una volta non è capitato nulla nella recensione, ma qualche piccolo blocco ogni tanto l'abbiamo riscontrato, niente di drammatico. Ripeto, un tablet è uno strumento da usare con un filo più di calma di uno smartphone, però c'è. E questo è bene saperlo, però diciamo che questo display, non dico che compensa quasi tutti i difetti, ma ci va molto molto vicino. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a mettere il mi piace se vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguiteci su Facebook, Twitter o Google+, seguite il nostro sito. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.